Buonasera amici rossoneri, benvenuti in questo nuovo video e finalmente abbiamo le prime indicazioni sul modulo che utilizzerà Fonseca, anche se come sempre ricordo, spero di non essere ripetitivo, so perché in tanti siete nuovi nel canale, quindi lo ripeto, non lamentatevi se l'avete già ascoltato altre volte, ma per Fonseca come sempre dico 433, 4231, 343, qualsiasi modulo voi pensiate sia quello del Milan, poi non c'entra niente, cambia poco perché in fase di possesso le cose cambiano, però in questo video cerchiamo di vedere tutte le alternative appunto con il quale il Milan potrebbe scendere in campo, 4-3-3, 4-2-3-1, e appunto farvi vedere, come già fatto in altri video, che in fase di possesso palla le cose cambiano assolutamente, si va sempre a giocare con una 3-2-4-1, che è il modo con il quale Fonseca attacca sempre, ed è stato molto chiaro nell'intervista che ha rilasciato che lui gli piace attaccare così per difendere, poi dipende in base ai campionati e appunto alle squadre che si incontrano e cosa. Innanzitutto non spaventatevi se vedete Reinders qua davanti al difesa, dici Pitt, hai sempre detto che Reinders non gioca lì, non può giocare lì. Facciamo sempre attenzione a tutto, perché come detto in questo video vedrete cose interessanti ed è totalmente diverso il modo che attacca e difende Fonseca, anche perché dalla conferenza di oggi ha parlato di un terzino destro bloccato che utilizzerà probabilmente in diverse partite, secondo me nella maggior parte, però ovviamente poi starà lui a vedere, capire i calciatori. Con un terzino destro bloccato, un Reinders davanti a difesa, sicuramente diciamo più libero per impostare, per non tappare eventuali buchi che invece lascia un terzino offensivo. Quindi diciamo che in questo caso Reinders in una 4-3-3 qua ci sta anche, secondo me saranno Reinders e Bennacer per il momento, dimenticandoci di Adli, cioè non dimenticandoci di Adli, però quelli che giocheranno in quel ruolo, perché Fonseca mi sembra che voglia un centrocampista che sia in posizione centrale con i piedi buoni, ok? Non una diga da mettere avanti difesa, non dico un Pirlo, però uno con i piedi buoni capace di far partire l'azione. Però come detto non preoccupatevi, perché poi in fase di possesso palla questo calciatore avanza, perché il terzino come detto rimane bloccato. Quindi con una 4-3-3 possibile potrebbe essere in questo modo, con Theo appunto terzino offensivo, Kalulu secondo me molto probabile titolare quest'anno sulla destra, qualora non arrivasse Emerson Royal, che appunto prenderebbe il posto di Kalulu, magari Kalulu poi fatto giocare da centrale come alternativa a Emerson Royal, però come sempre dico abbiamo Calabria e Calabria è il capitano, trovo difficile che lo vendano, oltretutto per liste Champions e quant'altro diciamo è un calciatore utile, quindi vediamo che destino sarà. Io a questo punto, se il terzino destro rimane bloccato, rimarrei con Kalulu e Calabria, credo che siamo quasi tutti d'accordo, però nelle idee della società non le sappiamo, può darsi che abbiano bisogno di fare plusvalenze, quindi Kalulu è un'ottima plusvalenza, non lo so, adesso sto proprio solo ipotizzando. Comunque per il momento io vedete ho solo messo Fofana e Morata, che sembrano quei due un po' più logici, proprio perché Morata, un attaccante, deve arrivare sicuramente, e sul centrocampista, più che sul terzino, che come andremo a vedere in questo video ce ne abbiamo un sacco di terzini, sul centrocampo sì, abbiamo ancora spazio volendo per inserire un Fofana. Comunque questa è una possibile 4-3-3 di partenza, però come detto in fase di possesso palla sicuramente Theo, come anche ricordato Ibra, avanzerà e sfrutterà tutte le sue doti offensive. Leao, che vi piaccia o no, si accentrerà, perché che Leao rimanga in fascia e Theo venga qua in mezzo, sì, ogni tanto in qualche frangente sì, ma credo che la cosa più logica sia questo. E Leao qua non vuol dire che starà sempre centrale, partirà dall'esterno e poi si accentrerà, quindi continuerà comunque a fare le sue giocate di sempre. Poi, come vi ho fatto vedere, con un terzino destro bloccato qua dietro si rimane a 3. Reinders, come detto, è più protetto dietro, quindi andrà avanti a fare la mediana con Fofana, che alla fine sono due calciatori box to box. Perché non metto Fofana qua e Reinders qua? Perché come detto Fonseca gli piacciono gente che imposta, e che se uno difende in questo momento punto qua, alla fine i compiti difensivi saranno più o meno gli stessi degli altri due centrocampisti, però al momento di far ripartire l'azione si trova in posizione centrale, quindi è molto più facile per lui
prendere il pallone, scartare qualcuno, fare un lancio, quello che è. Quindi qua io per il momento metto Reinders e Bennacer, perché come ho detto in questo modo, in questo, con questo allenatore lì ci possono giocare. Poi Loftus-Cheek, come voi mi avete ricordato, io nell'altro video ve l'ho messo in fascia, ma perché non escludo che possa fare la fascia, e soprattutto se utilizzato come alternativa a Musa. Adesso andiamo a vedere anche tutte le alternative con i calciatori, però potrebbero schierarsi così, o in alternativa succede la stessa cosa, che Pulisic si centra, che a me Pulisic mi piacerebbe vederlo anche lui più vicino dall'area, anche più vicino all'area, anche per quello Loftus ve l'avevo messo qua, che comunque vi ricordo al Chelsea ci ha giocato in fascia, come anche Musa ci ha giocato praticamente solo in fascia al Valencia, quindi sono due opzioni da valutare, ma non escludo assolutamente che Loftus possa occupare questa zona e Pulisic questa. Quindi così poi è come si andrà ad attaccare, ok? L'importante è questo. Adesso andiamo a vedere con la 4-2-3-1 e poi vedremo tutte le alternative con i calciatori che abbiamo in rosa, dove potrebbero giocare e dove no. Quindi con la 4-2-3-1 vedete che alla fine cambia veramente poco, ok? Quindi si difende così con la 4-2-3-1, perché a volte 4-2-3-1, a volte 4-3-3, dipende anche dal modulo degli avversari. Quando hanno un mediano che imposta, allora è ottimo avere un Loftus-Cheek qua che fa pressione forte sul mediano. Quando altre squadre giocano magari con altri moduli, allora si può utilizzare una 4-3-3, però dipende un po' poi dalle squadre che si vanno a affrontare, perché vi continuo a ricordare 4-2-3-1, 4-3-3 o qualsiasi modulo che sarà, saranno sempre in fase di non possesso. In fase di possesso succede quello che è successo prima, quindi sulla sinistra abbastanza chiaro che il terzino offensivo sarà sulla sinistra, a meno che ogni tanto non vogliano mettere un terzino difensivo sulla sinistra e attaccare con Jimenez magari sulla destra quando non c'è Teo. Comunque adesso vediamo questa opzione, vedete, succede di nuovo che i tre terzini rimangono dietro, Leao si accentra sempre, e qua vedete succede la stessa cosa di prima. I due centrocampisti avanzano un po', i due centrocampisti box to box, li chiamo così, uno più fisico, uno con i piedi più buoni, però per caratteristiche tutti e due dovranno essere capaci a difendere, attaccare e fare un po' il ruolo del centrocampista moderno. Però vedete che di nuovo siamo come prima. Morata, come dicevo oggi, perché Morata? Perché è bravo negli ultimi 30 metri, perché vedete che qua ha tante persone con le quali dialogare, quindi deve essere un attaccante non tanto che cerca la profondità come David o altri nomi che avete fatto, sono un attaccante bravo a dialogare con Loftus-Cheek, con Leao, aprire la palla in fascia per Teo che mette il cross, tornare indietro, aprire gli spazi, capite? Morata per quello entra molto bene, perché con questo modo di attaccare Morata ci sta perfetto, come ci stava bene anche Zirkzee, su quello non ho mai avuto dubbi. Quando voi mi dicevate sotto chi è secondo te il calciatore che andrebbe bene al Milan, ho sempre risposto per il gioco di Fonseca Morata, ancor più di Zirkzee, perché Morata cos'ha in più di Zirkzee? Sicuramente più esperienza internazionale, è un ruolo che questo che sa fare molto molto bene. Zirkzee ci potrebbe mettere un po' di più a carburare, il Bologna giocava comunque anche tanto per lui, quindi è un discorso diverso. Morata gioca tanto per la squadra, quindi secondo me ci sta benissimo Morata con Fonseca. Detto questo, come detto, andiamo a vedere un po' di alternative, perché non abbiamo solo gli 11 titolari, abbiamo tanti tanti calciatori, ok? Adesso torniamo per un momento alla 4-3-3, ok? Giusto per vedere, e iniziamo a mettere Adli dove giocherebbe? Beh, Adli prenderebbe il posto qua di Reinders, qualora Reinders potrebbe anche in qualche partita fare il ruolo di Fofana o di Loftus-Cheek, e andandosi a spostare sulla traguardia, come spesso l'abbiamo visto con l'Olanda, anche se con l'Olanda ha fatto il box to box di fianco a Schouten più difensivo e ha fatto il trequartista, però Reinders ovviamente può giocare in tutti e tre i ruoli, quello lì non è che se l'ho messo lì giocherà solo lì, no, giocherà in tutti i ruoli, però l'ho messo lì inizialmente perché, come detto, in quella posizione quest'anno ci sarà più un Pirlo rispetto a un Van Bommel, ok, per farvi due nomi ex milanisti. Parliamo poi di Musa. Ok, Musa dove potrebbe andare a giocare in questa formazione? Beh, qualora si decidesse di utilizzare un terzino sinistro difensivo, magari mettere Calabria a piedi invertito dall'altra parte che difende, o non lo so, manca Teo e la squadra contro la quale si gioca è più propensa a prendere gol
sulla loro fascia sinistra, si proverà ad attaccare sulla destra, magari Musa ce lo possiamo ritrovare terzino, ce lo possiamo ritrovare anche qua sulla fascia, ok? Sempre tenendo conto che Musa a me qua non piace, non dico che piace qua a Musa, anzi, io Musa come sapete lo vorrei qua alla Kanté, però non credo che sarà il caso quest'anno con Fonseca, però ce lo possiamo trovare qua, ok? Con Loftus-Cheek attacca in mezzo, Reinders così, Leao che si accentra e Theo che va avanti, ok? Esattamente come vedevamo prima, qualora giocasse terzino, allora il terzino destro offensivo, allora il terzino sinistro rimarrebbe bloccato e Musa avanzerebbe poi fino in fascia e Pulisic si accentrerebbe, ok? E da questa parte rimarrebbe Leao in fascia, come piace a tanti di voi che lo volete rimanere in fascia, quindi quando magari mancherà Theo, Leao rimarrà largo in fascia, qua poi si giocherà con Loftus e Pulisic dietro Morata e Musa farsi la fascia. Okay? Dove potrebbe ancora giocare Musa? Potrebbe sicuramente giocare qua anche al posto di Fofana, potrebbe anche giocare qua al posto di Reinders, come detto, però con caratteristiche diverse rispetto a quelle che ha Fonseca, o potrebbe prendere il posto di Loftus-Cheek e in questo caso si accentrerebbero sia Leao sia Pulisic, Theo avanzerebbe e Musa andrebbe, Loftus-Cheek non ci sarebbe ovviamente, e Musa andrebbe a farsi la fascia, cosa che abbiamo già visto l'anno scorso con Pioli spesso in qualche partita l'ha fatto partire da mezzale, poi lo faceva allargare perché anche lui ogni tanto manteneva il terzino destro bloccato, quindi opzione che è sicuramente fattibile anche quest'anno. Parlando poi di altri nomi che potrebbero giocare e trovare spazio, beh, sicuramente Bennacer, però Bennacer anche lui può giocare tanto in questo ruolo che in questo se si va a mettere poi dietro le punte, lo ha già fatto in passato. Il dilemma, come detto, dove c'è un po' di confusione è sui terzini, ok? Perché sui terzini, come detto, Jimenez è stato messo come riserva di Theo, ovviamente a piede invertito, cosa che a me non piace molto, un terzino a piede invertito, però per il momento è stato messo lì. Però, come detto, qualora si decidesse di attaccare con tutti e due i terzini, non credo a questo punto, perché se non prendiamo un mediano difensivo che si va a piazzare lì in mezzo, non credo che vedremo partite con Theo da una parte, Jimenez dall'altra, magari proprio solo in casi eccezionali, perché come detto questo lavoro Reinders è quello che non può fare, secondo me non lo può fare neanche Arlino, lo può fare, cioè lo possono far tutti, però non è, sarebbe sciupato mettere un Fofana, un Reinders, un Bennacer, un Loftus-Cheek a fare quel ruolo lì, ok? Quindi Jimenez sì, potrebbe giocare terzino destro, sì, può giocare terzino destro, però poi da questa parte qua bisogna metterci un Calabria, un qualcuno, un terzino sinistro difensivo, quindi quando Theo non c'è, squalificato, infortunato, deve riposare, magari Jimenez si fa il sostituto di Theo, però lo fa sulla fascia destra, anche perché oggi nell'amichevole Jimenez è stato proprio messo come terzino destro e da questa parte è stato messo Calabria, ok? Quindi questo per dirvi che sì, Jimenez può fare la riserva di Theo, però non è detto che facendo la riserva di Theo poi vada a fare il terzino sinistro, no, magari si invertono, appunto, e Jimenez attacca sulla destra perché sicuramente si attacca meglio sulla destra. In questo caso Jimenez avanzerebbe, Pulisic si accentrerebbe, ok? Magari Loftus-Cheek viene fatto giocare sul centro sinistra in questi casi, o Bennacer che è mancino, o Reinders e avanza, perché anche questo può succedere, magari in qualche partita, qua ci metti Loftus-Cheek, qua Fofana, qua Reinders o qua Bennacer, perché come detto questa zona è più gente con i piedi buoni, quindi qua magari anziché Fofana, Bennacer o Adli, ok? E quando si attacca Reinders si va a posizionare qua, ok? Con ovviamente questo Kalulu non c'è perché c'è Jimenez, il terzino sinistro che difensivo potrebbe essere adattato Calabria, che oggi da Fonseca appunto è stato schierato con Jimenez in fascia opposta. Quindi si andrebbe ad attaccare così. Altri nomi, ovviamente abbiamo parlato tanto di Calabria, ok? Quindi Calabria, come detto, secondo me sarà utilizzato più difensivamente che offensivamente, quindi tanto sulla destra che sulla sinistra, quando sulla destra ci sarà Jimenez. Florenzi è un discorso simile a Musa, secondo me, ok? Quindi lui può fare tanto Florenzi il terzino destro, può fare la mezzala che si allarga, ok?
ok? Tipo Musa. O può giocare anche qua in fascia, se non abbiamo né Pulisic né Chukwueze, cosa fa qua in fascia. L'importante è che poi al centro si va ad attaccare, come vi dicevo prima, ok? Altro nome del quale si parla tanto, adesso lasciamo con la 4-2-3-1, Chukwueze, ok? Chukwueze è un discorso molto simile a Pulisic, ok? Con i piedi invertiti, ok? Però non escludo neanche a questo punto, ok, che quando non c'è Loftus, magari Pulisic venga messo qua a fare il trequartista, si va con la 4-2-3-1, Chukwueze, Pulisic, Leao e Morata. Cosa succederà poi in fase di possesso palla? Quello che succede sempre, è successo fino adesso, ok? Così. E si va ad attaccare con Teo, Leao, Pulisic, Chukwueze e Morata davanti, cosa che secondo me in qualche partita con squadre non troppo forti può sicuramente succedere. Poi ovviamente il dilemma cos'è qua? Che se hai Pulisic e Chukwueze in cambio poi non hai ricambi, ok? Sì, hai Luca Romero, puoi prenderti su Ugo Cuenca o Moregbe dall'Under 23, sì, però diciamo che è una soluzione che vedo in poche partite, non in tante partite, come ho detto, in partite magari in teoria non dico facili, però dove dobbiamo avere una squadra un po' più offensiva, magari ti prendi un paio di giovani in panchina e parti subito con Chukwueze e Pulisic, però non la vedrai come formazione tipo da schierare tutto l'anno. Secondo me la formazione tipo, come detto, è Pulisic o Chukwueze da questa parte, secondo me più Pulisic, Leao e Loftus-Cheek, che può partire da qua con la 4-2-3-1 o può fare questo ruolo con la 4-3-3. Però come avete visto, e credo di non dover più ripeterlo dopo questo video, perché comunque siete ancora in tanti sotto nei commenti, mi scrivete: Pit, fai un video sul modulo del Milan, ma porco cane, ho fatti 20 sul modulo del Milan, però alla fine sembra che vi piacciono questi video, quindi qua abbiamo valutato un po' tutte le alternative possibili, fatto un riassunto, soprattutto vedendo le due formazioni schierate oggi da Fonseca, una 4-3-3 e una 4-2-3-1, tutte e due con un terzino bloccato, perché se da una parte giocavano Jimenez e Calabria, dall'altra giocava Terracciano e Kalulu, ok, che ha fatto al posto di Teo. Terracciano, altro terzino sinistro, terzino destro offensivo, però ha giocato a piede invertito, dall'altra parte ha messo Kalulu. Quindi in una formazione oggi ha messo Kalulu, terzino bloccato, Terracciano, terzino offensivo, un'altra formazione Calabria, terzino bloccato sulla sinistra, e Jimenez sulla destra, terzino offensivo. Quindi anche lì sta valutando e sta capendo, vedere anche un po' le caratteristiche di ogni giocatore. Ma mi sembra abbastanza chiara questa cosa, che quest'anno difficilmente vedremo i due terzini classici che ha utilizzato sempre Fonseca, molto molto offensivi, proprio perché o andiamo a rifare tutto l'organico dei terzini, quindi devi vendere Kalulu, devi vendere Calabria, ti presenti poi con Terracciano e Jimenez sulla destra, no, devi vendere anche Terracciano, devi prendere uno più pronto sulla destra, un'alternativa a Teo, perché se poi Jimenez sulla destra ci sarebbe troppi acquisti da fare. Secondo me per quello hanno optato di sfruttare di più le caratteristiche della rosa attuale e agire in questo modo. Qualcuno di voi poi mi ha chiesto di Pobega, l'unico ruolo che gli vedo fare è questo, che adesso qua ho messo Fofana. Pobega, piede mancino, può sicuramente fare questo ruolo, questo no, questo non credo neanche, perché questo qua comunque è poi il giocatore che si può piazzare nella linea dei trequartisti, che sì, Pobega lo può anche fare, però credo che Fonseca voglia un po' più di qualità qua, quindi Pobega se rimane, e soprattutto per le liste, perché è calciatore cresciuto da noi, però credo che se arriva Fofana il sacrificato sarà Pobega, l'impressione che ho io personalmente. Qualcuno parla di Bennacer, che richieste dall'Arabia Saudita, non è detto che poi sia lui, però l'idea che ho io è che il sacrificato potrebbe essere Pobega, però non dico sarà così, magari Pobega poi sarà la prima alternativa a Fofana, con ovviamente doti tecniche inferiori, però doti fisiche abbastanza simili. Quindi questo è come vedo il Milan io al giorno d'oggi, basandomi appunto sulle parole oggi della conferenza e sulle due formazioni impiegate quest'oggi da Fonseca. Come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.